Allora, Morgan Oz mi auguro che sia molto nuovo, molto moderno. Io lo considero un fumetto moderno, una concezione moderna di raccontare soprattutto, no? Che io spero di aver sempre avuto. Quindi, come dico, è ambientato in un'epoca un pochino indietro nel tempo, ma una tecnologia più avanzata. Quindi in realtà io sto parlando del 2015 dietro la maschera dell'ucronia, diciamo, del mondo parallelo. Quindi secondo me io l'ho concepito almeno come un fumetto assolutamente contemporaneo, moderno, con delle paranoie metropolitane che possono avere ognuno di noi, quindi come l'insonnia, come l'idea della solitudine, il silenzio della notte. E così mi auguro che venga raccontato. L'idea del thriller poi secondo me è molto forte per raccontare una storia, no? Perché si fa seguire. Io ho una sorta di ossessione per la velocità e quindi spero che sia anche un tipo di storia molto veloce, che quindi ti prende dall'inizio e si fa seguire. In realtà vedremo le storie di Morgan Lost in mezzatinta e sfumature di rosso, quindi sfumature di grigio, ma mezzatinta è quello, così come le vede Morgan Lost. Quindi diciamo che ho cercato di creare una tridimensionalità del personaggio proprio per questo. È la prima volta, credo, che il lettore ha una visione della realtà che è la stessa del protagonista della storia. Io non lo chiamo neanche eroe perché è un personaggio okay. Che secondo me è un protagonista. Sì, attraverso le sue fragilità, soprattutto attraverso le sue fragilità, no? Che in parte sono le mie, questa non è una fragilità, però soffre di insonnia come me, ha mal di testa di insonnia come me. Voglio dire, le persone vere sono proprio questo, cioè tutti noi davanti a qualunque difficoltà abbiamo la paura di non farcela, che magari poi non esprimiamo del tutto, no? Per cui mi sembra ancora più reale. C'è uno che arriva, pam, pum, spacca tutto, adesso spacco il telefonino e vado, ecco, non mi sembrerebbe reale. Cioè il dubbio è umano.